No. Treno a sorpresa che mi ha salutato, però sinceramente non è che sia il massimo dell'estetica, però lo metto ugualmente. Carrozzeria di distanza, classe 81, MDDC mi sembra, e una due piani in Casalalta. Pilota, classe 1981. Fate voi i conti. Certo, è bello il video che ho fatto l'altro giorno dalla stazione centrale con le finestre aperte di una pilota Casalalta. È bello fare video all'esterno come anni fa, quando si poteva aprire i finestrini, però purtroppo era bello quando erano nuove, che erano arance e viola. È una novità adesso, però non sono più al passo con i tempi, eh. Cioè, mi dispiace dirlo, perché gli anni passano e il materiale va rinnovato alla svelta. Poi a vederlo anche i graffiti, per me è veramente un incubo. Cioè, è un incubo. Già la colorazione di Trenord fa semplicemente schifo, cagare proprio, già. Quindi i graffiti diciamo che danno un tocco di colore, un colore di merda, di questi stronzi deficienti che non hanno nient'altro che da fare. Pulire l'ambiente come faccio io ad esempio. Per me intanto è una battaglia persa per loro, perché tanto li tolgono. Perché sono pellicole, quindi un po' di acqua e sapone li tolgono, quindi possono spendere tutti i soldi in bombolette che vogliono, visto che i soldi ce li hanno, si possono divertire, tanto li tolgono il giorno dopo. Quindi è una battaglia persa, quindi inutile che continuate a fare i graffiti, se non avete nient'altro da fare, fateli pure, tanto state tranquilli che tanto è una battaglia persa, perché tanto li tolgono il giorno dopo. Quindi quando siete stufi di spendere soldi in bombolette e pensate a cose più serie nella vita. Cioè, i graffiti sui muri, quando fanno i disegni di veri artisti con la A maiuscola, è una cosa. E i graffiti fatti da bimbi minchia sui mezzi di trasporto pubblico, che non ti appartengono e non hai neanche l'autorizzazione, deturpandoli così, siete dei bimbi minchia. Senza offesa, si intende? È la mia opinione? Non si fanno queste cose. Tanto è una battaglia persa, perché tanto il giorno dopo, vi ripeto, con un po' di acqua e sapone li levano, perché sono pellicole, non sono più verniciate le carrozze, sono pellicole adesive. Quindi quando siete stufi spendete soldi in bombolette e pensate nella vita a fare cose più serie, graffiti fatti bene da artisti, magari su molti muri anonimi, brutti. Ma non scarabocchi, perché i vostri sono scarabocchi, non sono cose da artisti. Sono solo scarabocchi che non dicono nulla. Al limite scrivete sui muri qualcosa, sui muri, qualcosa di serio. Come si faceva una volta, negli anni 70, 80. Qualcosa di serio, anche se non bisogna mai scrivere sui muri perché sono sempre cose private, si intende. Cioè, in modo da svegliare un po' anche sto governo e l'opinione pubblica dai problemi che ci sono, come si faceva una volta negli anni 70-80, anche se in teoria non si deve fare, ma si possono mettere anche dei cartelli, non si deve fare. Scrive su cose private come i treni o i muri o pubbliche. Questa è la mia opinione, si intende, eh? E non voglio offendere nessuno, eh? Grazie alla visione e salve a tutti.